La glicemia è la concentrazione degli zuccheri nel sangue. Ma gli zuccheri nel sangue non fanno bene? Solo se non sono troppi. Al giorno d'oggi gli zuccheri si trovano in moltissimi alimenti e questo causa uno scompenso dei valori normali della glicemia, con conseguenze anche gravi. Secondo le statistiche, i casi di diabete e di tumore al pancreas sono in pericoloso aumento in Italia e la causa è l'eccessivo consumo di zucchero passivo, cioè quello di cui non siamo consapevoli. Quindi non mangio più niente? Sai che questo non si può fare. Per fortuna la natura ci aiuta con i suoi rimedi. Ecco le 4 migliori spezie per combattere la glicemia alta. Cannella. La cannella contiene principi attivi che abbassano gli zuccheri nel sangue. Usata per condire i piatti o dopo come tisana, riduce i picchi glicemici finiti i pasti. Zenzero. Lo zenzero migliora l'assorbimento del glucosio nei muscoli, quindi lo rende usabile e lo sottrae al circolo sanguigno. Curcuma. È ricca del potente antiossidante curcumina, capace di ridurre gli zuccheri nel sangue e di inibire il legame tra zuccheri e globuli rossi. Chiodi di garofano. Il loro potere antiossidante agisce come regolatore della glicemia. In più, sostiene i reni nella loro azione di depurazione del sangue. Come facciamo a usare tutte queste spezie? Il mio metodo preferito sono le tisane. Sono facili da fare, gustose e veloci, così possiamo avere i benefici di queste spezie ogni giorno. In descrizione trovi link ai miei libri ed ebook. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale. Il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, attiva le notifiche, condividi. E grazie per aver guardato questo video. Ciao!